Buonasera, si chiama Cresci Imprese ed è un nuovo progetto a sostegno delle imprese predisposto dalla Camera di Commercio di Imperia in collaborazione con Confidi per favorire l'accesso al credito di piccole e medie imprese operanti in provincia di Imperia. Ad illustrare l'iniziativa è stato Marco Benedetti, membro di giunta e presidente della commissione credito dell'ente camerale. Veniamo. Marco Benedetti è membro della Giunta Camerale della Camera di Commercio di Imperia, anche responsabile della commissione che si occupa del credito. Io, oggi c'è una presentazione di un progetto che si chiama Cresci Impresa. Insomma, aiutare le imprese a crescere, come Benedetti? Beh, nel lavoro che abbiamo fatto con questa commissione che è stata istituita, ricostituita nel 2010 con le attività della nuova giunta, e abbiamo valutato che era utile e necessario, oltre alle cose che facciamo, nel senso diminuzione degli interessi, abbattimento degli interessi per gli investimenti, investimenti e tutto raggio per le nuove imprese. Ci siamo resi conto in questa fase che le imprese hanno bisogno per accedere al credito bancario anche di garanzie e soprattutto in questo periodo di garanzie. E allora abbiamo sviluppato il progetto che presentiamo oggi, che è quello di utilizzando i consorzi di garanzia Fidi che ci sono in Liguria, nella nostra provincia, con un contributo della Camera di Commercio, consentire l'abbattimento delle garanzie che le imprese devono fornire per le imprese a prevalente composizione femminile, per le nuove imprese sino all'80% di garanzie che vengono fornite e il 50% per le altre imprese. Questo per investimenti. Insomma, pensiamo di dare un aiuto importante, iniziamo con un plafond che ci consente di andare a investimenti tra 1,6 milioni e 3 milioni di investimento a seconda delle tipologie e quindi ci auguriamo che sia un primo passo che possa andare. Certo, la situazione è difficile, gli imprenditori magari hanno qualche difficoltà in questo momento. E magari pensano anche se è il caso o no di fare degli investimenti, però almeno di sapere che nel momento in cui decidono, e un imprenditore nei momenti di difficoltà deve decidere di cambiare se stesso e di andare avanti, nel momento in cui decidono c'è l'appoggio della Camera di Commercio in questo senso. La disoccupazione giovanile ha raggiunto ormai cifre da record, lo dicono i dati dell'Istat, dell'Istituto Nazionale di Statistica e Servizi di ADN Cronos. Record per la disoccupazione giovanile in Italia che supera per la prima volta il 40%, lo attesta l'Istat, secondo cui ad agosto il tasso è aumentato di 0,4 punti percentuali su luglio e di 5,5 punti su base annua. Viene così superata per la prima volta la soglia del 40% e raggiunto il livello più alto dall'inizio sia delle serie Istat mensili sia trimestrali e al top dal 1977. Ma l'emergenza non riguarda solo i giovani, aumenta anche se di poco il tasso di disoccupazione nazionale che si attesta al 12,2%. Confindustria infine lancia l'allarme con la nuova ondata di instabilità politica, PIL di nuovo giù. Il questore d'Imperia Pasquale Zazzaro ha presentato questa mattina due nuovi dirigenti che lavoreranno al suo fianco. Si tratta di Giuseppe Maggese, 51 anni, che assumerà la carica di vicario, e Saverio Aricò, 47 anni, che invece si occuperà del personale. Non li abbiamo incontrati, vediamo. Alla questura di Imperia abbiamo avuto delle grosse novità, dei cambiamenti. Il vicario del questore, il dottor Lucio Aprile, ha assunto dal 1 ottobre l'incarico di vicario del questore di Ravenna, e invece ad Imperia è arrivato appunto dal 1 ottobre il dottor Giuseppe Maggese. Giuseppe Vaggese quindi sarà il mio nuovo vicario, viene dalla questura di Modena dove ha
fatto una lunga esperienza anche sia di anticrimine anche di ordine pubblico e poi abbiamo ancora il dottor Saverio Aricò che ha lasciato il commissariato di Alas e già da un paio di settimane è qui alla questura di Imperia, dove ha assunto un incarico molto molto delicato e molto difficile, quello della gestione del personale. In questo giro di novità il dottor Macri è stato trasferito al commissariato di Sanremo e quindi adesso affiancherà il dirigente, il dottor Lorenzo Manzo, nella complessa attività di controllo del territorio di quell'area tanto, tanto difficile, tanto importante da controllare. Io sono il nuovo vicario da pochissimo di Imperia e vengo appunto dalla questura di Modena. Per me questo è il primo incarico in qualità di vicario, quindi rappresenta per me una nuova esperienza. Spero di poter offrire un valido contributo al buon andamento di questo importante ufficio e da parte mia posso assicurare naturalmente tutto il mio impegno in questo senso. Io ho ormai una lunga esperienza in polizia, nel senso che è quasi 25ennale, per cui sono stato in servizio presso diversi reparti, prima la polizia ferroviaria, qualche anno all'estero in missione di peacekeeping, Bolzano, poi Modena e finalmente sono stato assegnato qui alla questura di Imperia. Sono Saverio Aricò, ho assunto da poco l'incarico di dirigente del personale dell'ufficio tecnico logistico, è una nuova esperienza anche perché io provengo da una esperienza professionale prevalente di polizia giudiziaria e da quando ho lasciato appunto il commissariato di Alassio ai primi del mese scorso sono arrivato qui in questura e proverò a cimentarmi con questo nuovo incarico che comunque è particolarmente è delicato ma anche interessante per alcuni aspetti. Domani mattina gli assessori alle politiche sociali e al turismo della Regione Liguria, Lorena Rambaudi e Angelo Berlangeri, parteciperanno al convegno sull'infinito viaggiare sull'invecchiamento attivo a Savona presso il campus universitario a partire dalle 9.30. Obiettivi dell'iniziativa quelli di presentare il programma pluriennale di azioni che ruotano intorno al tema della terza età. Oltre al tema della prevenzione sociale della vecchiaia, alle 12 è previsto un intervento su il viaggio come speranza, migranti tra aspettative e impedimenti, a cura degli amici del Mediterraneo. Il giornale del PD Giancarlo Manti ha presentato un'interrogazione in merito al progetto per un impianto di trattamento di rifiuti organici in località Ponticelli ed Imperia. In particolare Manti chiede precisazioni sulle dimensioni dell'impianto, sui quantitativi di rifiuti organici da trattare, sulle tecnologie utilizzate ed anche la compatibilità e la coerenza della struttura e delle sue localizzazioni con il nuovo piano provinciale in materia di rifiuti. È stata aperta intanto a Sanremo una nuova isola ecologica per la raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati in via Nino Bixio. L'isola sarà quindi a servizio della fascia nella zona del parcheggio dell'ex stazione ferroviaria lungo la pista ciclabile. Sarà di fondamentale importanza suddividere i rifiuti secondo le tipologie indicate. Sarà poi vietato lasciare i rifiuti al di fuori dell'isola ecologica con i rifiuti ingombranti e gli elettrodomestici dismessi che potranno essere conferiti gratuitamente presso gli appositi centri di raccolta di Vallarmea e di Coldiroli. Da domani alle 12 Imperia ospita il Festival Grock diretto da Sergio Maifredi. Domani alle 21 al Teatro Cavour apre il Festival lo spettacolo di Banda Osiris. Premio Grock 2013, l'ingresso sarà libero come per tutti gli altri appuntamenti. Il Festival prosegue domenica sempre al Teatro Cavour alle 16 con il Corpo Educato, ospite d'eccezione Pino Maddaloni, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sydney del 2000. Ai nostri microfoni l'assessore Sara Serafini. Professore Serafini, torna anche quest'anno il Festival Grock, una serie di appuntamenti ad Imperia, tra l'altro un evento clou al Teatro Cavour addirittura con una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sydney.
Esatto, quest'anno il Festival Grok, che giunge alla sua nona edizione, prevede due appuntamenti di inizio e di chiusura per quanto riguarda il calendario. Il primo appuntamento è il 5 di ottobre al Teatro Cavour con la consegna del premio Grok Città di Imperia alla banda Osiris. L'appuntamento è alle ore 21, ci sarà un breve spettacolo successivo alla premiazione. L'altro appuntamento l'appuntamento di chiusura è sabato 12 ottobre alle ore 21, sempre al Teatro Cavour, con un gruppo che si chiama Okidoc, che vengono dal Belgio, e il loro spettacolo si chiama Sleep Inside. Oltre a questi due appuntamenti di inizio e di chiusura al Teatro Cavour, ne sono stati inseriti altri due a metà settimana, in sostanza. Uno questa domenica, cioè domenica 6, sempre al Teatro Cavour, e ha un risvolto, diciamo, sia sociale che sportivo, in quanto presenzierà Pino Maddaloni, che è medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sydney e che è colui che ha, diciamo, aiutato Beppe Fiorello, l'attore, nell'interpretazione, nella preparazione all'interpretazione del Fiction Rai L'oro di Scampia. Ci sarà un intervento di alcuni maestri di judo, di Pino Tesini, Lucio Garcia e Peppino Perri, tutto sempre coordinato sotto la progettazione di Sergio Manfredi, che, come sapete, è il direttore artistico anche del festival. Oltre a questa iniziativa sociale e sportiva, un'altra iniziativa sociale avviene giovedì 10 ottobre alle ore 15 all'ospedale di Imperia presso il reparto pediatria, grazie ai Sorrisi in Pillole, che compiono già 10 anni, quindi i clown che vanno ad allietare lo spiacevole soggiorno che magari qualche bambino, speriamo ce ne siano pochi. Spettacolo da non perdere, quello che sarà offerto dalla banda Osiris sabato alle 21 al Teatro Cavour. I vincitori del premio Grok, oltre ad aver firmato colonne sonore per teatro, documentari e cinema, sono molto noti al grande pubblico per la loro partecipazione alla trasmissione Parla con me, con Serena Dandini e Dario Vergassola, nella quale hanno creato una sorta di colonna sonora live. Altro importante aspetto del Festival Grok è la possibilità di visitare la villa del celebre clown svizzero sulle alture onegliesi. Quest'anno, grazie alla provincia di Imperia, che ha provveduto all'apertura prima in anteprima quest'estate, poi successivamente a metà di settembre, abbiamo potuto inserire all'interno del manifesto proprio la dicitura che Villa Grok sarà aperta venerdì, sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30. Quindi ricordiamoci sempre che esiste un Festival Grok su Imperia perché esiste una Villa Grok, ed è importante ricordarlo. E sempre in merito al Festival Grok abbiamo raggiunto telefonicamente il direttore artistico Sergio Manfredi, sentiamo. Manfredi, lei sta per raggiungere Imperia per dare via a questo Festival Grok, una iniziativa importante che si riconferma quest'anno anche nell'ambito dei 90 anni della città di Imperia. Sì, siamo felici che l'amministrazione abbia deciso di inserirla nei 90 anni e siamo felici che per 10 anni di questi 90 anni il Festival Grok ha accompagnato la città d'Imperia. Grok è sicuramente uno dei grandi nomi a livello internazionale che hanno dato lustro alla città d'Imperia, pensiamo alla splendida villa che ha lasciato, pensiamo anche a una memoria che va al di là del bene architettonico che ha lasciato. Il festival ha accompagnato, dicevo, per 10 anni, questa sarà la nona edizione e ci abbiamo nell'anno del decennale. Domani, sabato, quindi a Teatro Cavour, ricordo che gli appuntamenti sono tutti a ingresso libero, avremo la banda Osiris, che è la formazione premiata quest'anno, che si esibirà in uno spettacolo creato apposta per Imperia, Basso 4, al Teatro Cavour. Al termine, e la cittadinanza è tutta invitata, ci sarà la premiazione della banda Osiris, Premio Grok Città d'Imperia 2013. Poi domenica avremo la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni, a cui tra l'altro Beppe Fiorello ha dedicato una fiction che sta per andare in onda su Rai 1, grande judoista, ma grande anche nel recupero sociale, nell'uso del judo come recupero sociale a Scampia, verrà da noi nell'ambito del festival per il corpo educato e si esibirà domenica alle ore 16, sempre al Teatro Cavour. E il sabato 12 invece avremo dal Belgio gli Okidoc, un duo comico straordinario per i più grandi e per i più piccoli, alle ore 21 al Cavour, sempre a ingresso libero. Sorrisi in Pillole festeggia 10 anni e per tutta la settimana farà attività negli ospedali come normalmente fanno.
Dare il giusto peso alle cose e vivere in pace. Quanto mai attuale è il pensiero di San Francesco celebrato oggi in tutta Italia come patrono nazionale. Per l'occasione Papa Francesco si è recato in visita ad Assisi, accolto da tantissimi giovani. Festa anche per gli amici a quattro zampe, perché San Francesco, per chi non lo sapesse, è anche il patrono degli animali. Vediamo i servizi. Mai come oggi l'Italia ha bisogno di un santo protettore che la guidi nel suo percorso. Benvenga quindi la ricorrenza del patrono nazionale San Francesco celebrata oggi, un santo che, simbolo di pace, insegnava a vivere dando il giusto peso alle cose, valorizzando i veri valori a dispetto del superfluo. San Francesco è stato proclamato, insieme a Santa Caterina da Siena, patrono principale d'Italia il 18 giugno del 1939 da Papa Pio XII, giornata che cade quest'anno, tra l'altro, con il lutto nazionale proclamato per l'ultima strage di migranti a Lampedusa. Intanto un altro Francesco, Papa Francesco, si è recato oggi in visita ad Assisi, dove nacque e morì il santo, meta ogni anno di decine di migliaia di pellegrini. Il Santo Padre, in occasione della giornata dedicata a San Francesco, ha voluto portare un messaggio importante, invitando a porre al centro dell'attenzione sociale e politica le persone più svantaggiate. San Francesco, poi, come ricorda anche Cani e Gatti Channel, è anche il patrono degli animali. Il giorno dedicato al fraticello di Assisi è quindi la migliore occasione per festeggiare insieme agli amici a quattro zampe che condividono gioie e dolori delle nostre giornate. Non deve però mancare l'ottimismo, e allora questa deve essere interpretata come una giornata di festa. Allora auguri a tutti gli italiani e in particolare a coloro che oggi festeggiano l'onomastico, quindi tutti quelli che si chiamano Francesco e Francesca. Noi ne abbiamo uno in casa ed è l'editore di Imperia TV, Francesco Zunino, che con passione e perseveranza sta portando avanti questo viaggio nel mondo dell'informazione al servizio dei cittadini. Manifestazione di CGIL, CISL, UIL, CISL questa mattina ad Imperia davanti alla sede dell'INPS in Viale Matteotti. La protesta aveva l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui tagli ai salari di circa 250-300 euro al mese per i dipendenti, che interessano quindi anche i 120 impiegati locali. I sindacati hanno chiesto una retribuzione corretta e l'individuazione di altri settori dove si registrerebbero ancora degli sprechi. Il Comune di Andorra si prepara ad intraprendere una richiesta di danni nei confronti di Poste Detributi del gruppo Poste Italiane per il ritardo con cui sono stati distribuiti i bollettini della Tares, per la mancata attivazione dello sportello amico dedicato e per gli errori di stampa a causa dei quali alcuni bollettini non sono riconoscibili dal sistema informatico delle Poste Italiane, che pure li hanno emessi. Per il sindaco Franco Floris si tratta di un comportamento che denota un'assoluta mancanza di rispetto verso i cittadini. Presentandosi agli sportelli dell'ufficio tributi o mandando una segnalazione alla mail tributi.tares@comunediandora.it, gli impiegati del comune invieranno un modello F24 utile al pagamento della Tares. Naturalmente non sarà applicata alcuna sanzione a coloro che pagheranno in ritardo. La cronaca è stata aggiornata a venerdì 18 ottobre, l'udienza del processo che vede imputati l'ex vice sindaco di Imperia Rodolfo Leone e la sua ex segretaria Maria Elena Segati, con l'accusa di turbativa d'asta per una gara per l'assegnazione della gestione delle spiagge comunali imperiesi. Il rinvio della sentenza è stato disposto questa mattina dal giudice Ottavio Collamartino per consentire allo stesso magistrato di prendere visione di nuova documentazione inerente al procedimento. Il pubblico ministero Alessandro Bogliolo nel giugno scorso aveva chiesto una condanna ad 1 anno e 8 mesi per Leone e 1 anno e 2 mesi per la Segazzi. Serie di furti e i danni di videopoker nei bar di Imperia e Chiusa Vecchia, 4 i colpi messi a segno e sui quali sta indagando la polizia. In alcuni casi i malviventi hanno asportato addirittura le macchinette, mentre in altri casi hanno rubato i soldi contenuti all'interno. Un brasiliano di 21 anni e un italiano di 20, entrambi residenti a Torino, sono stati denunciati dai carabinieri di Bordighera e Valle Crosia per furto aggravato. I due sono accusati di aver rubato lo scorso 23 agosto all'interno dello stabilimento balneare Il Grecale diversi strumenti musicali, tra cui un pianoforte a coda del valore di circa 10.000 euro ed altri oggetti come bottiglie per un totale di 30.000 euro. I denunciati conoscevano bene il locale, essendo uno di loro un ex dipendente che aveva rancori verso il titolare per presunti stipendi non pagati.
Durante tutte le manifestazioni sportive che si disputeranno questo weekend sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime tragicamente scomparse in mare al largo di Lampedusa. Lo ha comunicato il presidente del CONI, che ha inviato un messaggio a tutte le federazioni sportive. Noi ci fermiamo qualche istante, tra poco. Dopo quasi 3.700 km transitata oggi per Impero, la traversata per le coste italiane. Protagonista Gaetano Parise, che è partito da Trieste, ha percorso in bicicletta tutto lo stivale per una campagna per la ricerca sul cancro. Noi l'abbiamo incontrato durante una breve sosta in piazza Ulisse Calvi nella sua penultima tappa. Vediamo. È passata oggi ad Imperia una traversata in bicicletta molto particolare. Siamo con il protagonista. Intanto partiamo dalla finalità di questa traversata, che ha uno scopo molto importante. Sì, allora questa traversata in bicicletta lungo tutte le coste italiane ha lo scopo di innanzitutto sensibilizzare quanto riguarda l'aspetto della prevenzione, in particolare la prevenzione contro i tumori al seno. E sono la prima causa di morte per tumore nelle donne, per cui la prevenzione al momento è l'unica arma sicura, insieme, meno male ultimamente, anche la terapia inizia a fare i suoi primi effetti, però diciamo la prima cura è la prevenzione. Quindi c'è una raccolta fondi legata ad una onlus? C'è una raccolta fondi legata ad una onlus, perché l'Università di Verona ha iniziato da un po' di tempo un tipo di ricerca, in particolare una ricerca genomica, sui tumori ad alta aggressività, perché abbiamo visto che le statistiche dicono che si sta abbassando l'età e purtroppo la prevenzione inizia a 40 anni, quella in cui si viene chiamati dall'ospedale. Però si è visto che per vari motivi l'età si sta abbassando e quindi lo studio di Verona, dell'Università di Verona, è proprio finalizzato a questo. La raccolta fondi è quello per aiutare questo tipo di studio. E se qualcuno volesse fare una donazione, c'è un sito di riferimento? Sì, il sito di riferimento è dueruotelungolecoste.it, tutto scritto a lettere, dove c'è un IBAN al quale si può contribuire per questa finalità. Veniamo all'aspetto ora tecnico, atletico, sportivo. Sei partito quando e da dove? Allora, sono partito da Trieste l'8 di settembre. Ho fatto tutto l'Adriatico fino a Santa Maria di Leuca. Sono sceso dallo Ionio fino a Reggio Calabria per poi risalire il Tirreno e arrivare oggi qui, dove chiuderò 20 miglia nel pomeriggio. E la chiusura ufficiale confine con la Francia, proprio per dare una, proprio fino all'ultimo metro d'Italia, sarà domani mattina, tempo permettendo. Tappe da quanti chilometri circa? La media è stata sui 135, con tappe più brevi dove c'erano più salite e tappe più lunghe sulle pianure. Bisogna anche organizzarsi con la tenda, i pannelli solari. Sì, allora ho una tenda qui sopra, cioè qui dentro questa borsa, e i pannelli solari per la ricarica di tutta la parte elettronica, perché bisogna, comunque la comunicazione passa dal telefonino, passa dal computer, per cui vanno anche ricaricati. Poi parlando anche di prevenzione, c'è l'aspetto ambiente e per essere coerente con questo concetto i pannelli solari sono l'ideale. Poi niente, due borracce, perché dopo l'aria l'acqua è la prima fonte di sostentamento e anche un po' il cibo. Dopo un GPS che mi sta seguendo dalla partenza, e siccome mi fido relativamente dell'elettronica e della tecnologia, cartina, che questa non ha problemi di batterie. Buon viaggio. Grazie mille. Domani e domenica anche in molte piazze della Liguria, volontari dell'UNICEF, aiutati da Protezione Civile e associazioni, proporranno la vendita di semi d'orchidea per aiutare tanti bambini a crescere. Con una donazione minima di 10 euro si potrà avere una lattina di semi di orchidea ed una tazza dell'UNICEF. Il denaro raccolto sarà impiegato nei progetti umanitari a favore dell'infanzia.
Ricordiamo che questo nuovo impegno per l'orchestra giovanile del Ponente Ligure, il 9 ottobre inizia infatti una tournée locale di musicisti provenienti dalla Bosnia che sarà seguita e supportata dall'orchestra giovanile del capoluogo. Vediamo. Il prossimo 9 ottobre a Imperia inizierà una breve tournée dei giovani musicisti della scuola di musica Vlado Milosevic di Banja Luka in Bosnia. I ragazzi saranno ospiti dell'orchestra giovanile del Ponente Ligure che nella scorsa primavera si era recata nella capitale bosniaca per tenere due concerti. I giovani bosniaci e i loro accompagnatori saranno ricevuti in comune a Imperia per una breve cerimonia di accoglienza e poi visiteranno Imperia, Sanremo e l'entroterra. Sono previsti due concerti dei giovani musicisti bosniaci, il primo venerdì 11 ottobre alle 21 al Teatro Cavour di Imperia e il secondo a Pieve di Teco sabato 12 alle 18 nell'oratorio di San Giovanni Battista. In entrambi i casi l'ingresso sarà gratuito. Il chitarrista imperiese Christian Lavernier sarà impegnato tra ottobre e novembre in un tour mondiale che lo vedrà tenere concerti in Inghilterra e Thailandia. Il 29 ottobre terrà un concerto nella prestigiosa Boulevard Hall di Londra per il London Guitar Festival. Subito dopo partirà la volta della Thailandia, dove dal 5 al 7 novembre sarà protagonista al Thailand International Guitar Festival a Bangkok. E per la prima volta a Sanremo le opere di Mika Rosenberg sono esposte nella foyer Sala Hall di Porta Teatro al Casinò. Il titolo della mostra è Silenzi Brevi. Sentiamo. È tempo di far vibrare l'infinità, l'immensità dell'universo attraverso la nostra esistenza. Di essere presenti, di essere magici, di spogliarci e venir fuori dai bozzoli delle nostre vite parallele, contenenti tutte le possibilità. Di essere qualsiasi cosa. Che cosa vuole rappresentare la sua mostra? La mia mostra è praticamente un'antologia di tutti i lavori fatti negli ultimi 8 anni. E ci sono alcuni argomenti, diciamo, che si ripetono, questa volontà di essere, di trovare la magia nella vita, di uscire dalla nostra esistenza, diciamo, quotidiana, fisica, quindi c'è un urlo, c'è una voglia esistenziale proprio di andare oltre nei mondi trascendentali e di scoprire tutto ciò che è infinito e magico, così. Che cosa trova il visitatore nello specifico? Il visitatore trova appunto alcune delle mie opere più significative, che sono un elenco di opere, non lo so, i Praying Wheels in seconda preghiera, i cori dell'anima, i bozzoli. Poi c'è un angolo, diciamo, un po' così dedicato, più angolo Bibbia, oserei dire, che è la Moabita e la Messia femmina, perché io credo che secondo la tradizione ebraica, il Messia, il maschio, verrà su un asinello bianco a salvare il mondo, no? E invece io ho fatto un'asinella femmina, e si notano anche le parti femminili, diciamo, ed è un'asinella comune, semplicissima, come la salvezza, che alla fine io sono un po' femminista, e poi comunque la salvezza alla fine sono nelle cose piccole, semplici. La magia la si può trovare in ogni angolo della vita, e suscito un po' questo, diciamo, che almeno cerco nel mio lavoro di fare questo. Questo scrive anche poesie? Scrivo poesie, siccome non mi piace spiegare razionalmente il mio lavoro, cerco di mettermi in sintonia con il lavoro e anche verbalizzare, diciamo, ciò che ho creato materialmente. Domani alle 21 nella Basilica di San Maurizio si terrà un concerto ad ingresso libero. Ad esibirsi sarà il coro giovanile di Friedrichshafen, città tedesca gemellata con Imperia.
e domani località Brigada a Camporosso, svolgimento la 13ª edizione della festa del pensionamento CISL. Il tradizionale appuntamento organizzato dalla CISL delle province di Imperia e Savona ogni anno registra la partecipazione di centinaia di anziani dei due territori. La festa inizierà alle 9.30 con la Santa Messa, proseguirà per tutta la giornata anche con una tavola rotonda dal titolo Maggiore equità e giustizia sociale per i pensionati. Non mancherà la musica e i premi a sorteggio. Si terrà domani ad Andorra, presso il Mio Ranch, la 6ª tappa regionale del campionato NBHK per la disciplina di mountain western e pole bending bar racing. L'appuntamento si sarebbe dovuto originariamente svolgere domenica scorsa, ma a causa del maltempo era stato rinviato. Le prove sono in programma a partire dalle 10, mentre le gare si terranno alle 14. Ora vediamo i cantieri sull'autostrada dei Fiori per questo fine settimana, il quadro meteo. Questi cantieri sull'autostrada dei Fiori nel tratto di competenza Savona confine di Stato che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre. In direzione Francia carreggiata nord, Traspotorno e Fellino, riduzione di carreggiata per la posa della segnaletica per chiusura di uno svincolo, da giovedì a venerdì anche notturno. L'uscita di Fellino rimarrà chiusa dalle 20 di giovedì 3 alle 4 di venerdì 4 per rinnovo dell'impianto di illuminazione alla pensilina. Tra Finale Ligure e Pietra Ligure, riduzione di carreggiata per il risanamento di un cordolo al viadotto Ranzi da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Albenga ed Andorra, scambio di carreggiata per bonifica alla pavimentazione drenante e fonassorbente da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Imperia Est ed Imperia Ovest, riduzione di carreggiata per l'installazione di barriere antirumore per mitigazione acustica da lunedì a venerdì anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Imperia Ovest ed Imperia Est, riduzione di carreggiata per l'installazione delle barriere antirumore per mitigazione acustica, da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Andorra ed Albenga, carreggiata a doppio senso, per lavori sulla carreggiata opposta, da lunedì a venerdì anche notturno. L'entrata di Fellino rimarrà chiusa dalle 20 di giovedì 3 alle 4 di venerdì 4 per rinnovo dell'impianto di illuminazione di una pensilina. Tra Savona ed Albenga, da lunedì 30 a venerdì 4, sarà presente un cantiere mobile per lo sfalcio delle erbe che interesserà la corsia di marcia in entrambe le direzioni. Vediamo il quadro meteo di Arpal Meteo Liguria con le previsioni per domani, sabato 5 ottobre. Domani il tempo sarà perturbato con piogge diffuse su tutta la regione, anche a carattere di rovescio, temporale forte. Attenuazione dei fenomeni nella tarda mattinata a partire da ponente e pomeriggio, con cielo in prevalenza coperto e deboli piovaschi residui nell'interno. Umidità su valori prossimi alla saturazione, venti fino a forti da nord-est a ponente, da sud-est a levante, in rotazione da nord ed in parziale calo nel pomeriggio. Il mare sarà mosso o molto mosso. La protezione civile segnala piogge diffuse con quantitativi elevati, possibili rovesci temporali forti e localmente organizzati. Dopodomani, domenica 6 ottobre, sarà una domenica grigia e piovosa con nubi diffuse su tutta la regione e deboli precipitazioni che insisteranno soprattutto sul centro ponente. Umidità su valori alti, venti da nord-nord-est generalmente moderati, il mare sarà mosso o localmente poco mosso. In questo caso nessuna segnalazione di protezione civile. Il nostro giornale si chiude qui, l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni o se volete sul nostro sito imperiatv.it. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro come sempre una buona serata.